Grazie, grazie Patrizia. Oggi parliamo di Prato della Valle e delle sue statue, in quanto in occasione delle luminarie natalizie alcune di esse sono state utilizzate per reggere i fili. Una di queste è stata danneggiata, è quella di Uberto Pallavicino, che risulta essere priva di un dito mignolo. Un evento questo che ha portato a galla il problema della sicurezza dei nostri beni storici, ma da un'indagine è emerso che anche altre statue sono state danneggiate nel tempo e sono esattamente quella di Francesco Petrarca e del Papa Clemente XIII, che risultano essere senza dita. Ma c'è di peggio, la statua di Torquato Tasso risulta essere senza braccia. Ci sono anche le scritte così effettuate con bombolette, con pennarelli che appunto riportano frasi di ogni genere e anche frasi poco consone. Ma chi era Uberto Pallavicino? È stato un condottiero nato nel 1192 a Polesine Parmense e apparteneva a una delle casate feudali più importanti del nord che si collegavano alle signorie degli Estensi e dei Malaspina. Le statue del Prato della Valle sono 78, ma in origine erano 84. Sei appartenevano a dei dogi della Repubblica Serenissima. Ma sarà con l'arrivo di Napoleone del 1797 che queste statue vengono tolte, come ha fatto togliere altri simboli appunto della Repubblica, diversi, molti leoni di San Marco. Ha fatto bruciare il Bucintoro, ricordiamo, per 3 giorni per ricavare l'oro per finanziare le sue guerre. Le statue sono collocate lungo le sponde appunto della canaletta dell'isola Memmia, 38 sono collocate nella sponda interna, 40 nella sponda esterna. Inoltre il Prato comprende 4 ponti, 8 obelischi e 16 vasi ornamentali. Ma chi poteva essere degno di una statua a Prato della Valle? C'era un regolamento ben preciso che stabiliva che dovevano essere persone legate alla città di Padova o alla Repubblica, inoltre non potevano essere riprodotte persone viventi e nemmeno i santi perché per loro erano riservati gli altari delle chiese. Quindi un regolamento molto preciso che prevedeva anche, queste statue erano prevalentemente o quasi tutte maschili, riferite a personaggi maschili e solo una è riferita a una donna e si tratta della poetessa Gaspara Stampa. Statue che sono state realizzate senza costi che pesavano sui bilanci pubblici in quanto sono state pagate dai privati e da associazioni. Sono state realizzate con pietra di Vicenza, una pietra tenera di colori molto tenui. Prato della Valle è stato così nel 1775 oggetto di restauro e sarà il Senato veneziano che incarica Andrea Memmo, questo politico e amministratore della Repubblica, che appunto deve recuperare questo prato che aveva appunto problemi, era paludoso. E secondo due obiettivi, il rilancio commerciale della zona e per motivi di igiene pubblica. Andrea Memmo ha l'idea di realizzare all'interno questa isola, circondata da una canaletta e di forma elittica. Affida il progetto al professore Domenico Cerato, che è docente presso l'Università di Padova. Questa isola viene realizzata in 44 giorni e ci vorranno 10.000 cari di terreno per poter appunto realizzarla. Prato della Valle è un sito che rientra nei 3 siti di Padova senza i nomi. Prato senza erba, ricordiamo, il santo riferito a Sant'Antonio e al Caffè Pedrocchi senza le porte. Ma tornando alle statue, speriamo appunto che vengano restaurate, recuperate e portate alla loro originaria bellezza.